questa cerimonia, questo progetto è possibile solo grazie alla collaborazione di tutte voi, tutti voi. Scomparsa nel 2018, Clara Sereni è stata una scrittrice molto legata alla città di Perugia, di cui è stata anche vice sindaca. Alla sua attività culturale e politica è dedicato un premio letterario nazionale. Si parla infatti nel nostro premio letterario anche di letteratura civile e letteratura dedicata alle donne, al mondo delle donne e anche della fragilità. Siamo arrivati oggi alla quinta edizione e possiamo dire di avere un bilancio estremamente positivo. Clara Sereni è stata una scrittrice importante nel panorama culturale italiano perché ha saputo raccontare la vita della sua famiglia, la famiglia Sereni, una famiglia molto importante nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, e lo ha fatto in un libro che è stato finalista anche al Premio Strega, intitolato Il Gioco dei Regni. Al premio sarà dedicata una 2 giorni, quella del 15 e 16 novembre, in cui presso la Sala dei Notari verrà premiata l'opera vincitrice. Presidente onoraria è la senatrice a vita Liliana Segre, che è stata vicina negli anni alla famiglia di Clara Sereni. La direttrice della giuria specialistica è invece la scrittrice Benedetta Tobagi. Al premio partecipa attivamente anche l'Università degli Studi di Perugia, che patrocina l'evento. L'Università degli Studi di Perugia partecipa in modo molto attivo al premio, in quanto i giovani studenti dell'università e appartenenti a tutti i dipartimenti, a tutte le discipline, possono partecipare alla giuria popolare, prendendone parte attivamente e avendo indietro 3 crediti formativi, extracurriculari ed extracurriculari.